cosa accadrà di bello nella tua vita. Quello che devi fare è scegliere il testimone. Salutiamo Gina. O il Buddha o la piramide o la stele. Buddha, piramide o stele, cosa accadrà di bello nella tua vita? Buddha, piramide o stele, cosa accadrà di bello nella tua vita? Allora, vediamo quali saranno le cose belle, le cose positive che accadranno nella tua vita. E partiamo con il Buddha, partiamo con il Buddha e con gli arcani maggiori dei tarocchi. Cosa accadrà di bello nella tua vita? Vediamo che ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Ricordo a tutti di iscrivervi al canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco. Canale affine a questo, quindi a tutti iscrivetevi al canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco. Cosa accadrà di bello nella tua vita? Allora, scegli un'area della tua vita, tagliamo le carte e andiamo a vedere cosa accadrà di bello nella tua vita. Allora, bene, le carte non sono assolutamente malvagie, ci sarà quindi per te una passione, il completamento di un progetto e ci saranno dei fastidi che però riuscirai a superare. Abbiamo l'appeso che esce però al contrario, quindi al contrario rappresenta una difficoltà abbastanza facilmente superabile, ma soprattutto porterai a progetto, a termine un tuo progetto importante, a compimento un tuo obiettivo. Quindi salutiamo Stella Marina, quindi quello che nella tua vita capiterà è sicuramente una passione. Salutiamo anche la nostra Green Apple, il completamento di un progetto e il superamento di problemi. Di problemi che non sono comunque insormontabili, fanno parte dei problemi ordinari. I problemi ordinari sono quelli di cui conosciamo la causa e quindi possiamo risolvere. I problemi che non sono tanto ordinari sono quelli dove non c'è una causa-effetto precisa. Vediamo di amplificare un attimino utilizzando i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci viene fuori con i tarocchi di Marsiglia. Quali saranno le cose belle che capiteranno nella tua vita? Quindi abbiamo visto che sicuramente un progetto andrà a termine, che avrai una passione. Ricordo che i tarocchi sono validi nel momento in cui vengono visti, ma nel momento in cui vengono fatti. È uscita di nuovo la carta dell'appeso, quindi l'appeso, sempre al contrario, abbiamo dei sentimenti che si consolideranno e qualche trasgressione con qualche difficoltà. Probabilmente ci sarà un cambiamento, diciamo, di atteggiamento di alcune persone, ma comunque i sentimenti si consolideranno, probabilmente dei sentimenti che erano appena sviluppati tenderanno comunque a consolidarsi, tenderanno comunque a manifestarsi. Quindi direi che in questa situazione ci sono ottime chance di poter portare a termine, diciamo, quello che per te è veramente importante, il progetto che è veramente importante nell'area della vita che ti interessa di più, riuscirai a metterlo a segno. Vediamo cosa ci dicono ancora i tarocchi Zen, che consiglio ti possono dare i tarocchi Zen di Osho. Quali sono i consigli provenienti dai tarocchi Zen di Osho? Scegliamo le prime tre carte. Allora, devi avere fiducia in te stesso, ci sarà un viaggio che può essere un viaggio, diciamo, esterno o anche un viaggio interiore, ma comunque è più probabile degli spostamenti. Devi sviluppare fiducia in te stesso e
cercare di integrare un po' le tue parti, probabilmente la parte logica e la parte emotiva, ma integrarti anche, amalgamarti con altre situazioni, altre persone. Quindi direi che anche in questo caso viene la conferma che le cose stanno andando, diciamo, direi per il verso giusto da questo punto di vista. Passiamo all'altra stesa, la stesa della piramide. Cosa capiterà di bello nella tua vita? Vediamo con la stesa della piramide, per chi ha scelto la piramide, cosa capiterà di bello nella tua vita? Partendo sempre dagli arcani maggiori dei tarocchi, vediamo cosa capiterà di bello nella tua vita. Partendo sempre dagli arcani maggiori dei tarocchi, cosa capiterà di bello nella tua vita? Vediamo un po', tagliamo le carte. Allora, abbiamo, direi che anche qua, la ruota della fortuna che gira per il verso giusto, quindi la ruota della fortuna ti sta dicendo che impegnati in qualche cosa, dovresti iniziare una nuova attività. Hai sempre la sensualità e la possibilità di incontri passionali, ma anche dalla tua parte saranno delle persone solide, persone stabili. Quindi è necessario intraprendere una nuova attività, è necessario intraprendere un qualcosa di nuovo, non lasciarti scappare l'occasione di, che potrebbe essere iniziare una nuova relazione, che potrebbe essere iniziare un nuovo progetto, che potrebbe essere iniziare un nuovo business, qualunque cosa, è il momento giusto di partire, perché hai le forze dell'universo che sono dalla tua parte. Bene, direi che anche questa è interessante come stesa. Cerchiamo di approfondire anche qua con gli arcani maggiore e minore dei tarocchi, cioè dei tarocchi di Marsiglia, comprensivi appunto degli arcani maggiore e degli arcani minore. Ricordo a tutti di iscrivervi al canale, di iscrivervi anche al nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Teramaschi. Il link è postato qua sottostante. Cammino Iniziatico con Massimo Teramaschi. Tagliamo e vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Vediamo che ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Abbiamo confermato l'inizio, perché abbiamo il mago. L'inizio è confermato. Il mago rappresenta proprio l'inizio. È la carta numero uno dei tarocchi che rappresenta quindi il mago. E poi abbiamo la passione. Abbiamo la passione, che sono i bastoni, e anche un po' di stabilità, diciamo, da questo punto di vista anche un po' di stabilità. Quindi in questo caso, rispetto alla prima stesa, abbiamo un inizio, mentre prima, nella prima stesa, era probabilmente un consolidamento e un miglioramento. Qua abbiamo un inizio di relazione che porta, diciamo, nuove possibilità. Vediamo anche qua dei consigli utilizzando i tarocchi Zen di Osho. Vediamo dei consigli utilizzando i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e vediamo che ci consigliano i tarocchi Zen di Osho. Scegliamo le prime tre carte. Allora, segui il flusso, non aver paura della solitudine e trova una guida che ti porti verso la direzione giusta. Quindi hai bisogno di una guida, non devi temere la solitudine e lasciati trasportare dal flusso degli eventi che andranno nella direzione giusta. Bene, abbiamo fatto anche la seconda stesa, passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Cosa capiterà di bello nella tua vita? Cosa capiterà di bello nella tua vita? E scegli la carta e quindi vediamo anche qua con i tarocchi. Salutiamo anche Patrizia con i tarocchi Zen. Vediamo anche qua con i tarocchi Zen. Vediamo anche qua con i tarocchi Zen. Allora, tagliamo, cioè i tarocchi zen, i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi.
Allora, qua le cose sono beh, sarà un discorso introspettivo. Diciamo, cercherai un miglioramento dentro te stessa. Dovrai affrontare sicuramente delle situazioni che potrebbero essere un po' manipolatorie, un po' manipolative, con qualche persona che in qualche modo cercherà di metterti un po' i bastoni tra le ruote, cercherà di ostacolarti. Ma alla fine, anche qua, il tuo obiettivo, il tuo target verrà consolidato. Non devi lasciarti impaurire, non devi lasciarti impaurire, perché se ti lascerai impaurire, sarà veramente molto difficile riuscire a portare a termine la situazione. Quindi, anche in questo caso, diciamo che è la guida interiore, la tua interiorità che ti permetterà di superare gli ostacoli. Quindi devi andare a ricercare dentro te stessa, dentro te stesso, perché dentro di noi ci sono enormi risorse che non aspettano altro che di essere scoperte, soprattutto di essere utilizzate. Vediamo con i tarocchi di Marsiglia, arcani maggiori e minori, cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia, arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia? Insomma, abbiamo le stelle, completamento di un obiettivo, ma devi lavorare. Abbiamo il giudizio che comunque riscuoterai positivo per quello che farai. E abbiamo anche il 4 di bastoni che rappresenta il consolidamento di una passione che può diventare da quella che era magari una tromba amicizia o un qualcosa del genere, può diventare un qualcosa di più solido e di più stabile, quindi una relazione che si consolida. Bene, cerchiamo anche qua qualche consiglio da parte dei tarocchi Zen di Osho. Cosa ci consigliano i tarocchi Zen di Osho? Vediamo quali sono i consigli provenienti dai tarocchi Zen. Allora, tagliamo, scegliamo le prime tre carte. Devi lottare, non ti devi aggrappare al passato, perché il passato, l'unico passato buono è il passato di Vertura, e devi esplorare tutte le possibilità. Questi sono i consigli: non lottare, non aggrapparti al passato, esplora tutte le possibilità. Bene, anche per questa stesa è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividetelo con i vostri amici il video e iscrivetevi anche al canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco.